rappresentato forse la persona che più equivaleva a ciò che desideriamo dalle forze dell'ordine. Da una parte la gentilezza, la cordialità, la disponibilità a tutte le ore del giorno e dall'altra parte la forza, una forza possente, una forza grande per farci sentire sicuri, per farci sentire protetti, per dare in tutti i momenti della giornata, quindi una grandissima mancanza non solo sociale ma anche per gli amici, perché era una persona voluta bene da tutti. Aveva una parola per tutti, una persona buona di animo, sempre pronta, diciamo, a dar consigli, che io chiedevo consigli delle volte, come muovere, come fare qua. Una persona sempre educata, una persona che cercava uno spazio di trovare un lui e voleva sempre andare in questa pensione, ma ho detto aspetta, andiamo in pensione. Qui avevo preso. Lui era appassionato di natura, aveva preso una casa sua a Sì, Serramazzoni. aveva preso una casa e gli ho detto dai, quando sei pronto ti do una mano a fare il trasloco, insomma, cioè, o il furgone, quasi. Poi era anche un modo per togliersi un po' da queste quattro mura, da questo lockdown qui, e farsi un giro magari in montagna. Come si può Era una dire? cosa che doveva avvenire a giorni, ma non ha Ah, detto. sì, proprio era imminente, lui stava già organizzando, si stava, aveva già trovato questa casa qua, aveva adibito una stanza per la mamma, perché ci teneva moltissimo anche, molto affetto nei confronti della mamma. Il suo cane era, diciamo, non vede, per me non vedeva l'ora il suo cane, gli spazi che ci sono, che c'erano. Per gli amici Max ci sono un sacco di parole, però è un ragazzo sempre sorridente, speciale, sincero e schietto perché se non aveva mezzi termini di parole, proprio un ragazzo sanguigno era. È stato uno dei primi carabinieri a venire qua e qua vengono molte forze dell'ordine. Sia polizia che carabinieri, lui è stato uno dei primi a venire qua e si è instaurato anche un rapporto proprio di amicizia con tutti noi, con me, ci vedevamo anche fuori dal lavoro, così, proprio un ragazzo speciale e ci siamo rimasti tutti, una notizia proprio disastro. Ecco.